Salve a tutti, in macchina oggi perché ho poco tempo per fare questo video. Comunque vi racconto, ho 10 minuti liberi e quindi lo faccio adesso in macchina. Comunque la puntata di questa sera del commissario Montalbano si chiama Una faccenda delicata. E anche qua saranno due storie intrecciate. Tratte, appunto, la storia principale, in realtà quella da cui prende il titolo, è tratta da un racconto che è tratta da un mese con Montalbano, una raccolta, ma in realtà è molto breve come storia e parla dei continui abusi da parte di un maestro elementare, ad alcune bambine. Appunto, un fenomeno, se vogliamo, anche, molto attuale. Tuttavia, Montalbano riuscirà a intuire che dietro a tutto ciò c'è qualcosa di diverso. L'altro racconto, quello che fa la spina dorsale, quello più lungo, parla dell'omicidio di una prostituta di 70 anni, ma ancora regolarmente in attività. Ed è un omicidio difficile da risolvere. Perché, nonostante ciò, è una persona, la donna che è stata ammazzata, è una persona amata e rispettata da tutti, amatissima e rispettata da tutti, e tra l'altro regolarmente sposata con dei figli, e questo chiaramente renderà molto più difficile renderà molto più difficile le indagini al commissario Montalbano, perché i clienti erano numerosi, quindi si va a cercare tra vecchi amori, eccetera. Alla fine tutti i tasselli del puzzle sembreranno combaciare e Montalbano riuscirà, grazie a un indizio fondamentale, alla testimonianza di una persona che avrà una grande importanza, anche una stretta relazione con la vittima, e inaspettata riuscirà a risolvere il caso. Tuttavia, presto, si renderà subito conto che però c'è qualcosa che non quadra, e quindi la verità è ancora un'altra. E il soffiuto da poliziotto spingerà a cercare un'altra verità, molto diversa rispetto a quella che lui si aspettava. Questo è quanto, non vi voglio dire niente, non vi voglio dire nient'altro perché è proprio un racconto tutto da vivere, molto un giallo quasi puro, molto più giallo rispetto a tanti altri dove invece c'erano sfumature comunque sentimentali barra politiche. Quindi non vi voglio dire nient'altro, godetevelo. Alla prossima.